di Sant'Angelo e Gava. Tanta è l'importanza di questa legge quadro per la tutela e lo sviluppo delle isole minori. Sottolineo come rispetto al testo base, grazie al contributo della Lega, oltre alle isole marine il provvedimento si sia allargato alla considerazione delle isole minori lagunari, come quelle della Laguna Veneta e quella di Grado, e soprattutto delle isole minori lacustri presenti nei laghi del nostro Paese, di assoluta rara bellezza, come Montisola del Lago d'Iseo, le isole del Lago di Garda, come l'isola Comacina del Lago di Como, o come le isole Maggiore e Polvese del Lago Trasimeno, giusto per citarne qualcuna. Sono diversi gli obiettivi di questo DDL, che auspichiamo possa trovare massima condivisione e consenso anche alla Camera dei Deputati, che potrà certo migliorarla. Eccone solo alcuni di questi principali obiettivi: migliorare la qualità della vita degli abitanti attraverso la scuola, la formazione professionale, i servizi sociosanitari, servizi pubblici fondamentali per contrastare la tendenza allo spopolamento, favorire la mobilità sostenibile attraverso piste ciclabili e uso di veicoli a basso impatto ambientale, migliorare il trasporto di collegamento marittimo e lacuale, promuovere e riqualificare l'offerta turistica anche attraverso la valorizzazione dei beni culturali, demaniali e ambientali, incrementare la produzione locale di energia mediante ricorso alle fonti energetiche rinnovabili, sviluppare i sistemi di accumulo dell'energia elettrica, realizzare reti intelligenti di distribuzione dell'energia, importanti per incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili, promuovere interventi di efficienza energetica sul patrimonio immobiliare pubblico e privato e dunque ridurre i consumi, promuovere l'economia circolare del ciclo dei rifiuti, garantire un efficiente servizio idrico integrato, soprattutto mediante un'adeguata rete fognaria e sistemi di depurazione per migliorare la qualità delle acque. Lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori per perseguire tali obiettivi sarà il documento unico di programmazione isole minori di durata settennale e che sarà predisposto dai comuni interessati mediante l'elaborazione dei progetti integrati di sviluppo territoriale anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze di categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini. Ma gli obiettivi non si perseguono senza risorse. In merito, questo DDL interviene su due fronti. Il primo incrementa dal 2020 di 10 milioni la dotazione del Fondo di Sviluppo delle Isole Minori. Due, si istituisce in aggiunta il Fondo per gli investimenti delle Isole Minori con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e alle isole minori marine si destina il 90% delle risorse, mentre il 10% solo a quelle lagunari e lacustri. Quindi, visto che le isole minori marine stanno prevalentemente nel meridione, non è vero la tesi della collega Papateo che i soldi vengono sottratti al meridione. In 6 anni... dunque si stanziano ben 170 milioni di euro. Sarà una misura temporanea, collega Floris, ma in 6 anni questi soldi consentono di fare una buona e ottima programmazione. Abbiamo fissato gli obiettivi, stanziato le risorse e il DDL individua delle misure per attuare queste previsioni e per conseguire gli obiettivi. I comuni delle isole minori entro 90 giorni dall'entrata in vigore dovranno fare però dei censimenti, dovranno fare il censimento della dotazione infrastrutturale, scuole, le strutture sociosanitarie, le strutture portuali e aeroportuali, le reti stradali, la rete elettrica, quella del gas, quella idrica e fognaria. Dovranno fare il censimento del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale con relativo stato di salute. Dovranno fare il censimento delle manifestazioni culturali e musicali, religiose, storiche e turistiche che tutelano le culture, le identità e le tradizioni di quei popoli.
dovranno fare il censimento delle piccole produzioni agroalimentari di origine locali, di cui ricordo il gruppo Lega qui in Senato ha presentato un progetto di legge specifico. Queste ricognizioni sono importanti al fine di definire progetti di recupero e valorizzazione di questo patrimonio materiale e immateriale esistente. Per il perseguimento degli obiettivi, il provvedimento, come ho detto prima, introduce significative misure per le quali dovranno concorrere, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le Regioni e gli enti locali. Si prevedono misure per valorizzare potenziali servizi turistici alberghieri, dando la possibilità ai comuni delle isole minori di consentire l'impiego razionale del patrimonio edilizio esistente, evitando così ulteriore consumo di suolo. Si prevedono misure per migliorare l'assistenza sanitaria alla popolazione residente e ai turisti delle isole minori e dispone in tal senso che le regioni competenti provvedono alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ovviamente laddove esistenti. Vi sono poi significative previsioni in materia di protezione civile, la creazione di un organismo consultivo, la creazione di un fondo emergenze e l'obbligo di fare un piano di emergenza e di messa in sicurezza qualora non ancora esistente. Si prevedono accordi di collaborazione e convenzioni con università, si prevedono accordi con istituti di credito per supportare l'azione dei comuni e del tessuto produttivo locale e con le poste per migliorare i servizi postali. E poi in materia di dissesto idrogeologico è previsto da parte delle regioni competenti una ricognizione del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi in materia. E visto che si parla di incremento della produzione locale di energia elettrica, è previsto un piano per promuovere la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili. Mi avvio alle conclusioni. Il gruppo Lega Salvini Premier PSDAZ, che sul tema isole minori ha presentato un proprio disegno di legge, esprime convinto apprezzamento a questo provvedimento. In Commissione abbiamo contribuito, così come tutti i gruppi, a migliorare il testo base e ad ottenere un testo finale significativo, comunque perfettibile alla Camera. Siamo convinti che dall'applicazione delle misure previste le isole minori marine, lagunari e lacuali, che rappresentano una parte importante del territorio del nostro Paese, invidiata nel mondo, avranno indubbi benefici. Ricordiamo che la tutela e la valorizzazione delle isole minori non significa solo miglioramento della qualità della vita della popolazione residente, che siamo certi guarda con favore a questo provvedimento, ma è soprattutto azione di sviluppo economico del nostro Paese attraverso il turismo, che è uno dei settori su cui questo Governo sta investendo molto a partire dal riordino delle funzioni dei ministeri. Ho terminato, Presidente. Grazie, senatore Arrigoni. È iscritta a parlare la senatrice Sudano. Ne ha facoltà.